E 3, e 2, e 1, e ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Oggi vi state allenando? Beh, spero proprio di sì. Quindi ragazzi, come hai visto dal titolo, 7 cose da evitare, da non fare in palestra. Ok iniziare, ok allenarsi, ok avere delle buone intenzioni, ma secondo me questi 7 punti sono importanti. Ma iniziamo subito. Mi metto un po' di lato. Allora, la prima che ho voluto mettere è una cosa abbastanza importante, è fare il tapis roulant alla massima inclinazione e con le mani completamente attaccate. Questa è una delle cose che ancora tutt'oggi vedo fare. Come puoi capire da te, non serve a nulla fare questo esercizio così, perché naturalmente non esiste un esercizio del genere. Quindi non farlo, se proprio vuoi trovare l'inclinazione falla fino a quando riesci a farlo senza tenerti con le mani. Facile era questa, giusto? Passiamo alla seconda. Questa ragazzi, purtroppo ancora oggi succede. Entri dalla palestra, ok? Entri dalla palestra, scendi le scale, posi il tuo zaino, posi la tua roba e da lì subito vedo caricare i pesi. Ragazzi, qui è completamente da evitare questo secondo punto, perché tendini, legamenti, articolazioni, muscoli vanno riscaldati prima, ok? Proviamo a passare al terzo punto. Allora, se tu mentre stai facendo un esercizio, d'accordissimo, va bene, dopodiché ti prendi il telefono e ti fai, magari con le tue belle gambe accavallate, e ti fai una pausa troppo lunga e magari togli completamente l'attenzione e la concentrazione, ovviamente, su quello che stai facendo, fidati che questo tuo workout servirà a ben poco, quindi rimani concentrato. Il quarto punto che ho messo sono esercizi spaccaschiena. Ok, facciamo una piccola pausa qui. D'accordo, voi mi direte, sì Mario, ma qui dipende anche da chi ti stai insegnando questa cosa. Sì, ci sto, hai perfettamente ragione. Infatti ho voluto mettere questa voce proprio perché anche qui è importante, sempre quando fai degli esercizi, fare delle domande. Chiedi sempre, non improvvisare, e spesso e volentieri, ma dico questo, succede perché tu, piuttosto che andare a sollevare il tuo carico massimale, tendi a farlo completamente sbagliato, magari sotto, fuori dagli occhi dell'istruttore. Il quinto punto che ho voluto mettere è non stare senza telo e l'acqua, quindi asciugamano e l'acqua. Sono importanti questi due elementi, ragazzi, perché non solo qui si parla di un'igiene personale, ma si parla di un'igiene anche verso gli altri. Quindi usa sempre l'asciugamano in qualsiasi punto allenamento tu stia o esercizio che tu stia facendo. L'altro punto che ho voluto inserire è non lasciare, ragazzi, i pesi caricati, perché è importante anche questo, è anche una forma di educazione, ma verso di sé, anche verso gli altri. Se tu stai usando, stai praticando, stai inserendo dei pesi, poi alla fine li dovresti anche posare, perché chi arriva non sai mai cosa deve fare. Quindi qualsiasi cosa utilizzi o carichi, rimettila a posto. Questa era abbastanza semplice, vero? E settimo e ultimo consiglio che voglio darti, l'ho lasciato per ultimo perché qui voglio fare un'altra piccola riflessione insieme a te, e non dare consigli se non sai di che cosa stai parlando. Tu mi dirai, sì Mario, ma questo è ovvio. No, non è ovvio. Io come esempio ti lascio il prank da guardare, magari stai lì a consigliare, le mani avanti, no alza, poi abbassa, no ma c'è la schiena troppo alta, no è troppo bassa e quant'altro, ragazzi. Sì, e qui mi dirai, Mario, sì ma io me l'hai spiegato proprio ieri questo. Va bene, ci può stare, però non conosci il soggetto che hai davanti, la tipologia di problema che può avere, se ha delle caratteristiche diverse e tante altre cose che non sto qui a spiegarti perché ci sarebbe un lunghissimo video. Se ti sono stati utili, magari prova a lasciare un mi piace. Se proprio vuoi esagerare, magari iscriviti al canale attivando la campanellina, così da non perdere gli altri video. Ultima cosa, non scappare giù, ti ho lasciato tutti i link a diversi tutorial su come allenare gli esercizi in tutta sicurezza. Quindi ragazzi, grazie di essere passato qui dal canale del coach. Io come sempre ti dico, allenati bene, ci vediamo alla prossima, ciao!